Così come abbiamo visto essere accaduto per la conquista dello spazio, anche in occasione della Seconda Guerra Mondiale, Walt Disney e la sua casa di produzione si impegnarono nella propaganda interna per poter sostenere attraverso la comunicazione lo sforzo bellico contro i regimi nazifascisti di Germania e Italia. L'obiettivo principale di questa propaganda era in particolare la Germania di Hitler, come è evidente dal cortometraggio del 1943 Der Führer's Face, diretto da Jack Kinney. Hitler compare anche in un altro cortometraggio, sempre dello stesso anno, The Spirit of Fortitude, diretto da Jack King. A proposito di questo corto, c'è una curiosità. Uno degli sceneggiatori del corto era Karl Barks, e a un certo punto nel corso della storia compare una versione anziana di Paperino, che nelle fattezze ricorda Zio Paperone, il personaggio che lo stesso Barks avrebbe ideato all'incirca una decina di anni più tardi. È quindi possibile che lo stesso Barks, per l'ideazione del personaggio e in particolare delle sue fattezze, non si sia lasciato ispirare proprio dal lavoro compiuto per The Spirit of Fortitude. Nei fumetti, invece, il maggior impegno propagandistico venne messo sulle spalle di Topolino. Questo anche in virtù del fatto che sulle strisce quotidiane, che avevano come lettori principali il pubblico adulto, il personaggio che aveva più possibilità di sviluppare avventure di ampio respiro era proprio Topolino, all'epoca gestito da Floyd Gottfredson. Tra il 1942 e il 1943 uscirono storie come Un'avventura di guerra, pubblicata in Italia per la prima volta nel 1974 sul Topolino d'oro numero 32, oppure Topolino nella Seconda Guerra Mondiale, giunta in Italia nel 1947 a partire dal Topolino numero 662 e conclusasi sul 679. Oppure ancora Topolino e gli orfani di guerra dell'anno successivo, arrivata in Italia nel 1982, quasi 40 anni dopo, sul 23° numero del Topolino collezione ANAF, una serie che ristampava in un formato quanto più simile all'originale le storie giornaliere realizzate da Gottfredson. Le storie che ho citato fino adesso segnarono l'inizio di una lunga e proficua collaborazione tra il disegnatore e il nuovo sceneggiatore delle strisce, Bill Walsh. Walsh, esperto sceneggiatore cinematografico, diede una spinta ai toni gialli, thriller, noir delle storie, introducendo anche alcuni elementi che andavano un po' verso l'assurdo o il surreale. In particolare, Topolino e gli orfani di guerra si stacca rispetto alle altre due storie precedenti, poiché in questo caso il coinvolgimento di Topolino non è dovuto all'intervento delle istituzioni belliche statunitensi che richiedono il suo aiuto, ma sostanzialmente dal caso. La storia infatti inizia con Topolino che sta leggendo tranquillamente il giornale a casa e si ritrova davanti alla porta tre bambini. Parte così un vero e proprio inseguimento tra Topolino e i bambini da un lato e le spie naziste dall'altro, capitanate dalla classica femme fatale. Alla fine si scopre che due di questi tre bambini in realtà sono gli eredi al trono della Zebravia, un piccolo staterello europeo minacciato appunto dalla Germania nazista. Il terzo bambino, invece, un cinese, si scopre che era semplicemente capitato lì per caso. Giusto per chiudere con toni leggeri, una storia comunque ricca di gag, ma anche di alta tensione. È interessante alla fine notare come i due eredi al trono della Zebrovia decidono alla fine di restare negli Stati Uniti e vivere all'americana, il tutto per poter restare il più vicino possibile a Topolino, al quale si erano affezionati. È anche interessante notare come, nonostante le difficoltà di comunicazione, Topolino accetta immediatamente di aiutare i tre bambini, cosa che caratterizza in maniera forte Topolino come personaggio fortemente altruistico. Delle tre storie che ho citato, quella che è arrivata più vicina alla pubblicazione italiana è Topolino nella Seconda Guerra Mondiale, uscita infatti originariamente nel 1943 e arrivata in Italia nel 1947.
Questo ritardo, e più in generale il ritardo di praticamente tutte le storie di tipo propagandistico prodotte dalla Disney, erano sostanzialmente dovute al fatto che, almeno secondo Alberto Becattini, Adolf Hitler aveva personalmente insistito con Benito Mussolini per la chiusura di Topolino, che nel frattempo, a partire dal febbraio del 1942 per la precisione, aveva ormai smesso di pubblicare storie di Mickey Mouse, nonostante avesse mantenuto il titolo della testata. A complicare ulteriormente la faccenda, però, ci fu pure la fuga in Svizzera dell'editore italiano di Topolino, Arnoldo Mondadori, a causa di alcuni problemi con il regime fascista. D'altra parte, a causa dello sforzo bellico, era diventato molto difficile per gli editori riuscire ad approvvigionarsi della carta necessaria per poter pubblicare riviste e giornali. Arrivati a questo punto, sperando che abbiate passato un buon 25 aprile, nel caso riusciate a vedere questo video proprio nel giorno della pubblicazione, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E quindi darvi appuntamento al prossimo video. Saluti a tutti!